luoghi più sacri della città di Roma. In esso la reliquia della croce, che veniva appunto conservata, era accanto all'immagine acheropita del Salvatore. E proprio questa immagine acheropita è la protagonista appunto di questo rito, del rito del Resurrexit. Acheropita naturalmente significa non dipinta da mano d'uomo, ovviamente è un'espressione che non va considerata letteralmente. E l'icona nel corso degli anni naturalmente è stata restaurata, no, più volte, e Innocenzo III la fece ricoprire con un rivestimento d'argento praticamente tutta la figura, ad eccezione del volto. A partire dalla Pasqua del 2007 è apparso opportuno allestire un'icona apposita per la celebrazione appunto del Resurrexit in Piazza San Pietro, un'icona che è stata realizzata però naturalmente prestando un'assoluta attenzione al prototipo medievale. E questa icona, così come quella antica, è costituita appunto dall'immagine del Salvatore seduto in trono con due sportelli laterali. La pittura della parte lignea centrale fa riferimento da una parte all'idea del pastore risorto dai morti, raffigurato appunto nell'icona millenaria, sia anche all'idea del Cristo glorificato che ricapitola in sé l'intero universo. Quindi l'icona che vedremo aprirsi appunto nel rito del Resurrexit tra pochi minuti offre alla contemplazione dei fedeli il Pantocrator, sacerdote e profeta, coronato ad una croce gemmata, con la spalla destra rivestita di una stola, la mano destra atteggiata a benedire, la mano sinistra invece che regge il Vangelo. Vi dicevo appunto del rito del Resurrexit al quale assisteremo tra poco. Nel secolo XII, secondo un'antica tradizione che San Girolamo faceva risalire ai primi secoli cristiani, l'annuncio della risurrezione veniva dato appunto dal Papa prima di recarsi a cantare la messa solenne a Santa Maria Maggiore, la basilica stazionale di Pasqua. Col trasporto poi della sede in Avignone, la funzione del Resurrexit decadde e quando i papi ritornarono a Roma, la stazione di Pasqua venne trasferita invece nella Basilica di San Pietro. E a partire proprio dalla domenica di Pasqua dell'anno 2000, il rito del Resurrexit, appunto di questa testimonianza di fede del Papa di fronte all'icona del Salvatore, venne ripreso nuovamente. Sentite intanto che la preghiera del Rosario, che precede appunto la Santa Messa, continua intanto in piazza San Pietro. E volevo ricordarvi alcuni dei momenti che hanno preceduto appunto questa celebrazione durante questa Settimana Santa. Settimana Santa che si è aperta domenica scorsa con la Santa Messa nella Domenica delle Palme, sempre qui in Piazza San Pietro. E volevo ricordarvi alcune delle cose che il Santo Padre ha detto appunto durante la sua omelia una settimana fa. Lui ha parlato dello scontro di due mentalità, ha aperto così la sua omelia. Ha detto che sul Calvario si scontrano appunto due mentalità. Nel Vangelo le parole di Gesù crocifisso si contrappongono alle parole dei suoi crocifissori. Questi ripetono un ritornello, cioè salva te stesso, lo dicono sia i capi, salvi se stesso se lui è il Cristo di Dio, l'eletto, e anche i soldati ripetono più o meno le stesse cose, se sei il re dei giudei, salva te stesso. Addirittura uno dei malfattori, crocifisso con lui, che ha ascoltato, ripete appunto lo stesso concetto, non sei tu il Cristo, salva te stesso. E il Papa ha voluto sottolineare proprio questa mentalità, diceva, no? Salvare se stessi, badare a se stessi, pensare a se stessi, non ad altri, ma solo alla propria salute, al proprio successo, ai propri interessi, all'avere, al potere, all'apparire. Salva te stesso è un po' il ritornello dell'umanità che ha crocifisso il Signore. Ma, ha detto il Papa, alla mentalità dell'io si oppone la mentalità di Dio. Il salva te stesso si scontra con il Salvatore che offre se stesso. Nel Vangelo che appunto abbiamo ascoltato domenica scorsa, sul Calvario Gesù
prende la parola tre volte come i suoi oppositori, ma in nessun caso rivendica qualcosa per sé, nemmeno difende o giustifica se stesso. Prega invece il padre, offre misericordia al buon ladrone. E in particolare una sua espressione, ha detto il Papa, marca la differenza rispetto a quel salva te stesso, cioè padre, perdona loro. Soffermiamoci su queste parole, ha invitato il Papa, quando le dice il Signore. In un momento specifico, cioè durante la crocifissione, quando sente i chiodi trafiggergli i polsi e i piedi. Proviamo a immaginare il dolore lancinante che ciò provocava. Lì, nel dolore fisico più acuto della passione, Cristo chiede perdono per chi lo sta trapassando. In quei momenti vorrebbe soltanto gridare tutta la propria rabbia, la propria sofferenza. Questa sarebbe appunto la reazione, no, umana che potremmo immaginarci appunto da qualunque uomo. Invece Gesù dice: Padre, perdona loro. Diversamente da altri martiri di cui racconta la Bibbia, ha detto il Papa, non rimprovera i carnefici, non minaccia castighi in nome di Dio, ma prega per i malvagi. Affisso al patibolo dell'umiliazione, aumenta l'intensità del dono, che diventa perdono. E ancora il Papa ha invitato, fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi. Quando gli provochiamo dolore con le nostre azioni, Egli soffre e ha un solo desiderio, poterci perdonare. Per renderci conto di questo, guardiamo il crocifisso. È dalle sue piaghe, è dai suoi fori di dolore provocati dai nostri chiodi che scaturisce il perdono. Guardiamo Gesù in croce e pensiamo che non abbiamo mai ricevuto parole più buone, cioè Padre, perdona. Guardiamo Gesù in croce e vediamo che non abbiamo mai ricevuto uno sguardo più tenero e compassionevole. Guardiamo Gesù in croce e capiamo che non abbiamo mai ricevuto un abbraccio più amorevole. Guardiamo il crocifisso e diciamo: grazie Gesù, mi ami e mi perdoni sempre, anche quando faccio fatica ad amarmi e perdonarmi. Canto intonato dalla scuola, il canto iniziale di questa celebrazione, la processione dei concelebranti raggiunge il sagrato della Basilica di San Pietro. E anche il Santo Padre, proprio in questo momento, è uscito dalla Basilica di San Pietro e si reca all'altare. Thank you.
Salito all'altare, il Santo Padre lo bacia in segno di venerazione e procede ora all'incensazione dell'altare stesso. Compie il rito del Resurrexit, dove i diaconi aprono le ante dell'icona. Il Santo Padre venera l'icona e la incensa. Tornato alla sua sede, il Santo Padre dà inizio alla celebrazione. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. Il diacono ha preso l'acqua dal fonte battesimale per il rito di aspersione e il Santo Padre asperge i fedeli. La scola esegue il canto Vidi Aquam, il cui testo dice: ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza ed essi canteranno Alleluia.
Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Il cantore intona il Gloria, Lux et Origo. Deus, io terna die, per unicenitum tuum, eternitatis nobis aditum de vita morti reseasti. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte, ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la resurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. In unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Ci apprestiamo ora ad ascoltare la prima lettura, che è un brano tratto dagli Atti degli Apostoli. Lettura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni.
cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Il Salmo responsoriale è il Salmo numero 117. Scartata dai costruttori, è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Verbum Domini. Si canta ora la sequenza Victime Pascali Laudes.